fratelli bianconeri e sorelle bianconere, una Juve in chiaroscuro, una Juve che se torna ad avere le caratteristiche di un tempo, quindi la classe realizzativa di qualcuno là davanti e la caparbietà aggressiva di qualcuno avanti nel mezzo, con una partita a settimana, ecco che crescono gli entusiasmi dei nostri tifosi e contemporaneamente, parallelamente, partono le campagne mediatiche. Voi iscrivetevi al canale, like al video, grazie, commenti, che ce n'è sempre bisogno, e campanella per essere raggiunte ovunque voi siate dal nuovo contenuto, che oggi poteva essere di alto livello e invece no, Il livello è sempre quello. Settimana delle nazionali dove alla Juventus è successo di tutto, poi finalmente è successo di tutto perché fuori dal campo è stato raccontato in una certa maniera, ma comunque è successo di tutto. Poi finalmente è arrivato al campo, è arrivata la partita contro la Lazio, abbiamo meritatamente vinto, no? Abbiamo meritatamente vinto per 3-1? Direi di sì, voglio dire, 7 tiri in porta a 5 di quelli che contano, 3 gol di pregevole fattura della Juventus contro uno bello della Lazio, tecnicamente di Luis Alberto, anche se è già volato dalla nostra solita sciocchezza, almeno una partita dal punto di vista difensivo la facciamo ancora. Ma, diciamo, il predominio della gara, le famose sensazioni che hai quando vedi la partita, soprattutto lì, allo stadio, vicino al campo, le sensazioni erano, anche quando la Juve ha subito il gol del 2-1, che immediatamente ne avrebbe fatto un altro. Infatti così è stato. Perché l'atteggiamento di questa squadra quest'anno è completamente ribaltato, cambiato, è propositivo o proattivo, come diceva un altro nostro allenatore. E allora cosa fa la stampa fuori dal campo? Bisogna bastonare, bisogna tenere le antenne dritte. Attenzione, non permettiamo mai che qualcuno possa pensare minimamente, lontanamente da casa, che la Juventus vince perché merita, eh? Ci mancherebbe altro. Oggi tocca a calciomercato.com. Andiamo un po' anche sui siti online, perché siamo nell'epoca digitale dell'online, dove i siti hanno molto seguito, tra l'altro. E allora attenzione, passa Juventus-Lazio, altra vittoria della Juve, analisi del campionato, dove il Napoli non è più in testa, improvvisamente è già finito il ciclo, che non si è mai praticamente aperto, ed ecco allora il commento editoriale che dice: c'è l'Inter già a più 5 sugli azzurri, e la Juventus, come sempre, spinta da qualche aiuto divino, a più 3. Aiuto divino, la Juve spinta da aiuti divini in queste 4 giornate di campionato, dove tra l'altro l'aiuto divino è piombato giù come una mannaia, per esempio nella classifica dei rigori. Vediamola. Juventus, rigori a favore 2, Milan 3, Inter 2, Napoli 2. Rigori contro, Juventus ne ha subito 1 contro, il Milan 1 contro, il Napoli 1 contro, l'Inter 0 contro. Ma guarda che classifica da aiuto divino che stiamo ricevendo nelle statistiche. E poi ancora, si è arrabbiata molto la Lazio per la direzione arbitrale contro la signora, al punto di chiudersi in silenzio stampa. Poi abbiamo scoperto che il silenzio stampa è per 3 partite consecutive, dove secondo loro hanno subito dei torti, ma ovviamente si va a concretizzare quando? Con la Juve, perché poi ce l'hai qua la cassa di risonanza mediatica. Se c'è la Juve, ce la facevi col Genoa. L'episodio, ma andiamo nel dettaglio, l'episodio contestato è il primo gol della Juve, quando McKennie, occhio controlla il pallone finito abbondantemente fuori dal campo. Abbondantemente. Cioè, di un'azione in cui hanno fatto vedere le immagini usate dal VAR del pallone dentro, dove la sensazione dallo stadio per chi era lì in linea era che fosse dentro. Comunque, da un pallone che se male va, se è fuori di un'unghia, tipo i fuorigiochi di Morata col Barcellona, lo hanno trasformato nel gol di Montaggia. Abbondantemente fuori dal campo. Ma che stai a dì? Ma che stai a dì? In 4 gare di campionato, Madama, ecco, quando la chiamano Madama c'è sempre qualcosa che non va.
è già finita due volte sotto i riflettori per sviste arbitrarie, siamo al 50%. Allora, fammi vedere un po' le statistiche di queste prime quattro giornate di campionato. Falli. Su 51 falli la Juve 13 ammoniti al comando e 4 ammoniti di media partita, con la Lazio 5 senza aver fatto praticamente niente, falli normali di gioco, la Lazio che per 5 volte ha impedito il contropiede della Juventus, lì i gialli non li ha avuti, così, tanto per gradire. Gol annullati alla Juve in 4 giornate, 4, 1 a partita, 2 a Empoli, Danilo Pogba, 1 a Bologna, Vlahovic, 1 a Udine ancora Vlahovic. Così, visto che abbiamo questa manna dell'aiuto divino che ci piomba addosso. Media dei minuti in cui ogni qualvolta la Juventus segna, il VAR controlla 2. Cioè, quando la Juve segna c'è sempre la caccia in qualcosa che non va. Molto più alta rispetto alle altre squadre. Questi sono gli aiuti divini che ci piovono dal cielo. Ma la conclusione del pezzo è quella più bella. È quella, non dico più fantasiosa, ma più esilarante. Il brand va tutelato, come disse Gravina, bisogna tutelarlo, il brand della Juve, Gravina. Meno 10 punti dello scorso campionato dati per plusvalenze di giocatori reali, mentre il tuo Napoli, visto che l'articolo è sul Napoli, ha fatto l'unica vera plusvalenza finta, quella di Osimhen, con 4 giocatori, con 3 ragazzini che non hanno mai visto la stazione di arrivo e quindi farlocca. Meno 80 milioni, quello che si è quantificato nelle perdite da incassi di Coppa Europea a cui la Juventus quest'anno non partecipa, figli di quella decisione lì, visto che il brand va tutelato. Ma che stai a dire? Ma di che state a parlare? Basta! La Juventus, seconda in classifica alla quarta giornata di campionato, per accendere nuovamente tutti i riflettori e far ripartire la macchina del fango. Chi vuole usare il cervello ed è attento, lo capisce e lo percepisce. Chi vuol farlo gnorri, vuol far finta di niente, ed è più gnucco di chi non vuol giocare, sinceramente, non deve guadagnare del tempo nelle nostre considerazioni e attenzioni. Per voi, cari ragazzi e care ragazze, state all'occhio, non fatevi sfuggire niente, perché l'ambiente è già questo qua. Ossessione Juventus. In tutti i gol, in tutti i rigori, nel fuorigioco, nella palla dentro o nella palla fuori, in quello che succede dentro e fuori dal campo, c'è soltanto una parola per gli altri. Ossessione Juventus. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella.